Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Mosca, Ankara, escalation di accuse e minacce. L'Istat, 4 pensionati su 10 sotto i 1000 euro al mese. In America, dopo la strage, si cercano le motivazioni. Escalation di accuse e minacce tra la Russia e la Turchia, mentre Vladimir Putin avverte Ankara, si pentirà dell'abbattimento del Sukhoi russo. Erdogan ribalta l'accusa arrivata ieri dal Cremlino nei suoi confronti, è la Russia che commercia petrolio con l'ISIS. Ieri il vice ministro della difesa russo aveva affermato che Erdogan e la sua famiglia sarebbero coinvolti nel business criminale del traffico illecito di petrolio proveniente dai territori occupati dall'ISIS in Siria e in Iraq. Quasi un pensionato su 2,5 milioni di persone vivono con un assegno sotto i 1000 euro al mese, mentre sono 240.000 a poter contare su una pensione dorata sopra i 5.000 euro. Lo rilevano i dati Istat del 2014. Il 43% dei pensionati percepisce un reddito a pensione inferiore a 1000 euro al mese. Dopo la strage, gli inquirenti cercano le motivazioni che hanno spinto i due killer responsabili del massacro al centro per disabili di San Bernardino in California. Ancora non si conosce il movente, ma secondo l'FBI potrebbe trattarsi di terrorismo. Sayed Rizvan, 28 anni, e Tashfen Malik, 27, un uomo e una donna, hanno aperto il fuoco in una sala del centro uccidendo 14 persone e ferendone 17. Primi raid aerei della Gran Bretagna contro il sedicente Stato Islamico in Siria, 4 tornado della RAF decollati dalla base cipriota di Akrotiri poco dopo il voto della Camera hanno colpito obiettivi dell'IS. I raid si sono concentrati contro 6 obiettivi nella zona di un giacimento petrolifero sotto il controllo dell'IS nella Siria occidentale. Situazione meteo in Italia caratterizzata da un anomalo anticiclone che si espande su mezza Europa e sulle nostre regioni con un tempo stabile e mite. Questa situazione determina l'assenza di pioggia ma anche di neve e le temperature si porteranno ben oltre la media con zero termico su Alpi ed Appennino anche oltre i 3000 metri. Riparte il 15 dicembre la Talisker Whisky Atlantic Challenge, la gara di canottaggio più dura al mondo. 3.000 miglia nautiche dalla Gomera nelle Canarie fino a raggiungere Antigua. L'impresa che si ripete ogni 2 anni tocca per la prima volta in assoluto anche l'Italia. Tra i partecipanti infatti è pronto a sfidare l'Atlantico anche l'italiano Matteo Perucchini.